Ne abbiamo parlato più o meno un mesetto fa, quando davo le mie tre scelte top di aziende italiane in cui potrei andare ad investire. E mi era stato chiesto di fare un video più approfondito per queste scelte, nel quale avevo anche le mie ragioni, e in particolare su Ferrari, che secondo molti opera in un settore, quello automobilistico, che è la manna per chi vuole vedere il proprio capital gain bruciare nel nulla, in the dust, come dicono in inglese, in un settore in cui le capital expenditure sono altissime. Ma come dicevo in quel video, Ferrari non vende auto, ma esperienze. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 euro in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione, nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado ad raccontare la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto in descrizione. Vediamo oggi perché ci sia questo piccolo fraintendimento sul titolo Ferrari, sull'azienda Ferrari, ed è perché non sia assolutamente un titolo automobilistico. Ferrari trada col simbolo Race ed ha un'ampia gamma di prodotti che sono solo troppo spesso identificati come auto di lusso, hypercar o con la Formula 1, grazie alla quale molto probabilmente ha guadagnato il suo tanto meritato status symbol. Gli stock screener sono strumenti molto utili per investitori per trovare e ordinare titoli che gravitino nello stesso settore e la variabile principale che viene utilizzata un po' da tutti gli investitori è il PE, il price earning, o in italiano il rapporto prezzo-utili. Se si usasse solo questa metrica, Ferrari sarebbe un titolo carissimo comparato ai grandi colossi come ad esempio General Motors, Ford, Stellantis e così via. Ma come dicevo inizialmente, questo è solo un modo per sviare la metrica da un business che è tutto tranne una casa automobilistica. Guardate l'enorme differenza che c'è in questo grafico. Ovviamente già all'occhio non si può definire un qualcosa di normale, una cosa del genere, ed è per questo che bisogna andare ad approfondire ed analizzare Ferrari non come una casa automobilistica. In questo caso, nonostante tutte le case automobilistiche che si vedono nel grafico vendano veicoli, i veicoli Ferrari, o più appropriatamente chiamati le supercar, hanno un prezzo molto più alto, spesso molte volte superiore a quello di un veicolo tradizionale. In effetti, comprare un nuovo veicolo Ferrari, sempre che ci si riesca ad andare ad comprarla, data la lunga lista di attesa, avrebbe un prezzo partendo da quello più economico di almeno 200.000 euro. Si tratta di un'azienda che dalla propria quotazione nel 2015 ha macinato un qualcosa come più 250% di rendimento, più o meno un CAGR del 35%. Non è proprio un'azienda automobilistica. Questi prezzi strabilianti sono guidati da fattori come l'alta qualità del prodotto, la potente immagine del marchio che Ferrari ha su tutti, anche quelli che non la guidano, l'estrema esclusività che vanta una domanda che supera di gran lunga l'offerta. Lo straordinario potere di determinazione dei prezzi della casa automobilistica italiana le dà la possibilità di prendere molto di più da ogni dollaro guadagnato per i suoi profitti ed è qualcosa che fa molto bene, diciamo, a chi investe, ma anche alla casa automobilistica. E le cose si vanno anche a concretizzare sui margini, come ad esempio i margini EBITDA, che sono quasi il doppio delle altre case automobilistiche classiche. Ricordo che il termine EBITDA deriva dall'acronimo in inglese che sta per Earnings Before Taxes, Interest, Depreciation and Amortization. Con questo termine si intende il margine operativo lordo, ovvero un indicatore impiegato nell'ambito della valutazione aziendale e dei titoli azionari. In questo caso guardiamo un grafico che è sui 5 anni. Numeri alla mano, la società ha registrato un utile netto di 228 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto a un anno fa. Le vendite top line sono aumentate del 18,7% a 1,25 miliardi di euro e le consegne di auto sono aumentate del 15,9% a 3.188 unità. Il margine EBITDA si è attestato al 34,8% in calo rispetto al 35,2% dell'anno precedente. E il margine EBIT, che sarebbe Earnings Before Interest and Taxes, ha seguito la stessa traiettoria. Al contrario, l'EPS, l'Earning Per Share, l'FCF, il Free Cash Flow industriale sono aumentati su base annua. Guardando alle consegne geografiche nella regione EMEA, le unità sono diminuite dell'1%, mentre nelle Americhe e nell'area Cina la Ferrari ha ottenuto rispettivamente un più 28% e un più 73%. Guardando al settore dell'auto di lusso, i volumi di vendita di Aston Martin, che sono un altro concorrente, nel terzo trimestre sono diminuiti di quasi il 4% su base annua, mentre il problema della supply chain di Ferrari sembra attenuarsi grazie anche a una integrazione verticale completata nel recente passato che dovrebbe essere vantaggiosa nel lungo periodo.
che c'è come orizzonte temporale da parte dell'azienda. Gli incredibili margini operativi della Ferrari le consentono anche di operare più come un produttore di prodotti di lusso piuttosto che come una casa automobilistica tradizionale. E queste valutazioni, a mio parere, sono giustificate, anche se questo non significa che bisogna acquistarla a un qualsiasi prezzo la si trovi sul mercato azionario. Inoltre, i margini delle case automobilistiche tradizionali si sono ridotti nell'ultimo decennio, mentre quelli della Ferrari, al contrario, sono ancora in aumento, molto probabilmente guidato dal suo potere di determinazione dei prezzi e al miglioramento delle proprie operazioni. È anche probabile che mentre la società spinge su più vendite del SUV, una strategia nuova per la casa automobilistica di Maranello, ovviamente SUV di lusso, questi margini potrebbero continuare a salire. Vale anche la pena considerare per gli investitori che le vendite della Ferrari sono più a prova di recessione rispetto alle case automobilistiche tradizionali, perché semplicemente i super ricchi tendono comunque a continuare a spendere ed acquistare indipendentemente dalle prospettive economiche micro e macro, esse siano. Comunque, dicevamo prima, sono beni di lusso, non auto. Alla luce di tutto ciò, la Ferrari prevede ricavi per 5 miliardi di euro dai 4.9 di euro della guidance precedente e un EBITDA adjusted superiore a 1.73 miliardi di euro con un margine superiore al 35%. Il free cash flow industriale dovrebbe raggiungere più o meno 700 milioni di euro. L'acquisizione di ordini tra modelli e aree geografiche continua ad essere ai massimi storici, senza considerare che, pur avendo un misero dividendo, questa ha una crescita mediana dell'8.5% e che quindi, una volta raggiunti certi livelli di prezzo, se acquistata ovviamente in questi anni con il dividendo con lo yield basso, ci si potrebbe trovare con un yield on cost fra 10 anni che ci fornisce un dividendo molto succoso da fare impallidire un po' tutti. Ma non abbiamo la palla di cristallo e non possiamo sapere come e se questo continuerà ad aumentare. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di Ferrari NV e delle mie considerazioni. L'hai in watchlist o in portafoglio? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se questo video poi è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube e per la mia soddisfazione. A te costa un attimo del tuo tempo, ma per me ti posso assicurare che significa veramente tantissimo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!